Fare il pieno diventa sempre più costoso, sono giorni di passione non solo per gli automobilisti ma per le famiglie che devono fare i conti con i rincari e razionare, ad esempio, il numero dei lavagidelle e lavatrici. Il Codacons regionale avverte, l'escalation dei prezzi purtroppo non si ferma e annuncia battaglia. La benzina è arrivata a 2,50 euro al litro, il gasolio addirittura a 2,60 euro. Le bollette dell'energia, che già hanno subito aumenti drammatici, come stiamo vedendo in questi giorni, subiranno ulteriori aumenti da aprile prossimo. E ovviamente questi maggiori costi finiscono per ripercuotersi sui prezzi al consumo. Non beni di lusso, attenzione, aumenta la pasta, aumenta il pane. Non sto qui a ripetervi gli aumenti drammatici che purtroppo peseranno sui costi delle famiglie per oltre 2.400 euro ogni anno. Come Codacons cosa abbiamo deciso di fare? Intanto chiedere immediatamente al governo di abbattere le accise. Le accise sono quei costi aggiuntivi sul prezzo dei carburanti che finiscono per consentire allo Stato di guadagnare su chi viaggia. Ebbene, ogni volta che ci sono le elezioni tornano come tema e tutti quanti promettono di abbattere le accise, poi immediatamente dopo le elezioni ce ne dimentichiamo tutti. Ebbene, lì sarebbe importante perché potrebbe abbattere il costo del carburante di circa 80 centesimi. Per quanto riguarda invece gli aumenti dell'energia, come Codacons abbiamo proposto un ricorso prima al TAR e poi al Consiglio di Stato, perché riteniamo che il criterio di aumento sia errato, nel senso che non si può aumentare sulla base delle valutazioni trimestrali, bensì bisogna aumentare sulla base delle variazioni annuali, e questo comporterebbe, laddove il nostro ricorso, che è in decisione proprio oggi, dovesse essere accolto, un abbattimento immediato del 30% delle bollette.